Andrea, ovviamente quadernino rosso, oggi recensione, anzi classifica delle 10 migliori scarpe con il plate, ossia con la piastra in fibra di carbonio, come è evoluto il mercato nel 2022 rispetto al 2021 e quali sono di fatti i criteri che abbiamo adottato nella scelta di questa classifica. Intanto ciao, stavo pensando che era uscita qualche scarpa che non abbiamo ancora avuto la possibilità di provare. Tante marche hanno fatto doppia scarpa, quella più diciamo reattiva e più bassa per le gare più corte, quella invece per le gare più lunghe. Ci siamo un po' scornati su qualcuna, ma alla fine abbiamo tirato fuori questa classifica qua. Sì, sicuramente non abbiamo, e questo siamo davvero dispiaciuti, testato le famose On Eco V3, che sono quelle tra l'altro che hanno visto vincere la mezza maratona di Ravenna e delle quali si parla in maniera molto molto positiva, e hanno fatto il record dell'Ironman eccetera eccetera. Invece abbiamo escluso le Scott, che comunque sono ottime scarpe e vengono utilizzate da molti podisti africani per correre le maratone, perché secondo noi sono dure. Però di fatto comunque noi queste scarpe le abbiamo testate tutte e abbiamo deciso di scegliere una e una sola per ogni marchio. Non abbiamo neanche provato le Alpha Fly Next 2 e non abbiamo provato neanche le Adidas, le Adios Pro 3, però vabbè, arriveranno. Venendo alla classifica, Andrea, al decimo posto abbiamo messo in casa Keep Run di Decathlon le KS900X. Cosa ne pensi di questa scarpa e soprattutto perché l'abbiamo inserita in classifica? Beh, l'abbiamo inserita in classifica perché intanto è stata la prima scarpa di Keep Run con la piastra. L'abbiamo inserita in classifica perché utilizzano una mescola comunque buona. Diciamo che è un buon punto di partenza per Keep Run con le scarpe da gara in carbonio, e soprattutto perché comunque anche il prezzo è allettante, è una buona scoperta. Invece Andrea, al nono posto in casa Skechers abbiamo inserito le famose Speed Freak, delle quali abbiamo fatto una recensione. Chiaramente non sono scarpe super distribuite in Italia, però comunque sono molto veloci. Ora, peccato, perché è davvero la mescola super, un'impostazione di corsa tutta spinta in avampiede, per me una grandissima scarpa, peccato che non si trova da nessuna parte, però tanta roba. Dopo lo Zoom X è stata la seconda mescola che è arrivata sul mercato così leggera e reattiva. Davvero le scarpe erano leggerissime, però davvero non si trovano. A me questa cosa qua mi fa impazzire, perché potevano essere una rivoluzione. Invece Andrea, all'ottavo posto abbiamo inserito in casa Altra le Vanish Carbon, delle quali abbiamo sicuramente una buona opinione e che sicuramente almeno sulla mezza maratona possono tra virgolette competere con le scarpe più famose. Sì, è una scarpa non durissima, una buona reattività, io non sento così tanto la piastra, sicuramente molto stabile, una scarpa veloce. Aveva quel piccolo problemino del battistrada un po' duro, però conta che Altra non aveva mai fatto neanche lei scarpe da gara così spinte, e con questa qua invece è entrata anche lei nel mercato. Sì, chiaramente ha un range di utilizzo un po' più ridotto rispetto alle altre, perché appoggiando di tallone questa scarpa non è assolutamente adatta. No, beh, è una scarpa in effetti da corsa di avampiede, anche più comoda di altre, perché essendo bella ampia non è male. Invece Andrea, al settimo posto non abbiamo testato il modello X3, abbiamo testato solamente il modello X2, non c'è una grande differenza a livello di velocità, però abbiamo messo le Hoka Carbon X3. Si era cambiata un po' la tomaia, bella anche, è una scarpa diciamo che più per la seconda parte di atleti della maratona, quelli un po' più lentini, io la consiglio perché è una scarpa comunque molto stabile, molto reattiva ed è utilizzabile secondo me un po' da tutti, anche chi vuole cercare una performance sulla maratona ma corre sopra i 4,30 al chilometro. Chiaramente non abbiamo incluso invece le Rocket X2, che sono quelle con la mescola in Pebax,
che purtroppo non sono disponibili, ma delle quali sicuramente appena arriveranno faremo una recensione completa. Sì, e quando arrivano le Rocket X2 le proviamo. Io le Rocket X1 ancora in casa, le stavo usando anche per farci lenti ultimamente, quindi lenti svelti. Invece rispetto all'anno scorso, una piccola tra virgolette retrocessione, stiamo parlando in casa New Balance delle Elite V3 che sono appena uscite, sono state introdotte alla maratona di New York. Noi abbiamo testato soltanto per ora il secondo modello, testeremo sicuramente anche il terzo appena arriveranno nei negozi. Cosa ne pensi? Ci sta a metterla qua, forse meritavo qualcosa in più, ma abbiamo deciso di metterla qui perché è un'ottima mescola, non ha avuto grandissimo successo in generale, però secondo me è tanta, tanta roba. Sì, il paradosso è che è molto più democratica, almeno dal punto di vista della corsa, non certo dal prezzo di listino, e però chiaramente ha dei colossi davanti a lei. Al quinto posto invece abbiamo messo le Endorphin Pro 3 di Saucony, le quali sono sicuramente delle scarpe davvero molto reattive, hanno migliorato la mescola rispetto al modello precedente, sono anche state alzate di qualche millimetro e quindi ora sono davvero in competizione con tutte le scarpe premium delle aziende più famose. Chiaramente nei prossimi mesi usciranno anche la versione Elite e di conseguenza per questa ragione le abbiamo solamente messe al quinto posto. Non vediamo l'ora che esca pure questa versione, così probabilmente potranno salire sul podio l'anno prossimo. Al quarto posto è stata un po' dibattuta la discussione, abbiamo messo le Puma Deviate Nitro Elite, le abbiamo messe solo al quarto posto perché forse per la maratona potrebbero non andar bene, ma sicuramente invece se avessimo fatto la classifica pensando alle gare più corte, questa probabilmente poteva addirittura vincere. Sì, prima ne abbiamo discusso, a me è piaciuta davvero tanto come scarpa da gara per gare corte, in effetti sulla maratona mi fa venire qualche dubbio, anche se un atleta leggero secondo me la porterebbe molto bene. Devo dire che ho decantato così tanto il Nitro Elite, che secondo me era davvero clamoroso, si è un po' indurito, non ho capito se per come le ho tenute in casa che hanno preso troppo caldo, le ho strausate, quindi si è schiacciato troppo. Però per il resto era davvero una mescola clamorosa. A qualcuno sono piaciute tantissimo, a qualcuno non troppo. Io ne sono davvero, quando facevo le gare da 5 km con tante curve, usavo sempre loro per avere più stabilità possibile. Peccato che a Firenze non potrai utilizzare invece la versione pensata per la maratona in casa Puma, però probabilmente questa potrebbe essere la prossima scarpa da testare e sicuramente la testeremo. Sì, guarda, peccato perché davvero quella schiuma lì è clamorosa, la Fast R è... Era una scarpa molto strana, mi faceva un po' di paura la lama che usciva così, che rischia di rompersi. Mi è dispiaciuto non poterla utilizzare. Invece Andrea, al terzo posto, io forse, abbiamo discusso, ripeto, tantissimo su questa classifica, l'avrei messa anche a una posizione un po' più in alto, però sono d'accordo con te e siamo lì, e chiaramente a questo livello dipende molto dai gusti individuali, abbiamo messo le ASICS Metaspeed Sky Plus. Cosa ne pensi di questa scarpa e come si è comportata in corsa? Diciamo che è una scarpa stabile, che fa molto piacere, ha una schiuma un po' più duretta rispetto ad altre, diciamo che è una buona via di mezzo e può andare bene per tutti, ha un'ottima reattività, un'ottima stabilità, quindi l'abbiamo messa qui anche perché, vabbè, dopo vedrete. Invece Andrea, al secondo posto, però qui la questione è molto 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 complicata. Abbiamo messo il tuo secondo posto e invece il mio primo posto, il tuo primo posto e il mio secondo posto. Quindi facciamo, siccome siamo democratici, decido io, I'm the boss. Al secondo posto abbiamo messo le Adidas Adios Pro 2 e 3. 2 perché comunque si trovano a un prezzo molto affordable su internet in questo momento, le tre perché sono comunque quelle più veloci in casa Adidas. Cosa ne pensi? Primo acchito non erano, secondo me, una scarpa così tanto reattiva.
devo dire che usata nelle gare, sarà che le gare dove mi sono sentito meglio, alla fine forse ho fatto i miei due personali league praticamente con le Adios Pro 2, quindi sai, quando vai bene con una scarpa poi è la migliore della terra. È una scarpa un po' strana, bisognerebbe provarla per capire quello che sto dicendo. Non si riesce a correre benissimo fino a che non riesci a trovare il punto di appoggio perfetto, e quando lo trovi è clamorosa, vai e c'è proprio una spinta sull'avampiede super. Non è una rullata che devi fare, ma appoggiare direttamente di avampiede e senti proprio la spinta della scarpa in avanti, sembra proprio che ci sia quella spinta lì. Chiaramente nei prossimi giorni, appena possibile, testeremo anche le Pro 3. Chiaramente è ovvio che non abbiamo tutto questo tempo per fare tutte queste recensioni, però scusateci. Invece al primo posto, come l'anno scorso, I'm sorry, ma le Nike Vaporfly Next Percent 2 sono on top della classifica. Guarda, qua abbiamo un po' discusso perché non le stavo trovando più la scarpa fenomenale. Sarà che incomincio ad invecchiare, io ero rimasto innamorato delle 4%, poi mi erano piaciute un sacco le Next 1, forse anche per quel motivo, per dove ho fatto tutti i personali, le ho fatte con quelle, con le due non ho fatto credo neanche un personale, quindi non lo so, è una roba mentale. Non la sento così reattiva come la 1, non sento la piastra in carbonio come la 1. Comunque Andrea, a livello di scelta, secondo me le prime quattro aziende hanno prodotto delle scarpe tra virgolette superiori, e poi la scelta individuale credo che dipenda un po' dalla persona, e comunque noi abbiamo fatto tutte le recensioni, vi consigliamo di guardarle, sei d'accordo? L'unico consiglio che vi posso dare al massimo, se proprio è scatola chiusa, Vapor e le Nitro Elite, per chi corre un po' di rullata, diciamo, tallone, mesopiede, avampiede, invece per gli avampiedisti consiglierei le Sky o le Adios Pro 2 o 3. Va bene, nei prossimi giorni cercheremo di fare le recensioni delle scarpe con Plate, che non abbiamo ancora per ora recensito. Sarebbe davvero gradito se vi iscriveste al canale, mettiamo comunque qua sotto i link per gli acquisti, e quindi vi consigliamo anche di acquistare attraverso i nostri link. Grazie Andrea, stay strong e keep running. Ti vorrei assolutamente offrire le Pro 3, però servono i coffee. No, vi ringraziamo anche per il supporto che ci date. In effetti adesso per prendere queste Pro 3 qua ce ne vogliono di caffè. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie.